13 settembre 2016, il Stato Quotidiano incontra Lino Troiano, imprenditore di Manfredonia, già presidente della festa patronale e del Manfredonia Calcio. È terminata la stagione estiva e quindi partiamo innanzitutto da un bilancio delle attività commerciali e dell'andamento turistico a Manfredonia. Andamento turismo a Manfredonia lo vedo poco evoluto, diciamo, anche perché l'estate non è stata granché a livello di turismo. Il turismo per me non è quello, è il turismo che fanno solo sulle spiagge, è il turismo quello che viene la gente qui e rimane qui dei giorni, rimane 2 notti, 3 notti, una settimana. Ma a prescindere da questo che non sapremo mai se la gente verrebbe, perché poi i posti letti sono pochi a Manfredonia. Abbiamo una sola struttura Non ci ricettiva. sono delle strutture ricettive, poche strutture, sono costretti i motori ad andare fuori o a Mattinato, San Giovanni, o Vieste, ma qui a Manfredonia abbiamo poche strutture. E questo, per parlare di turismo dobbiamo prima partire dalle strutture alberghiere, che non ci sono. Anzi, io sono contrario al fatto di abbattere altre strutture alberghiere per Adesso l'ha fatto il fare, Gargano, diciamo questa. parliamo anche del Gargano, che a me è una struttura che a me piace molto, perché è in una posizione veramente. Favorevole, diciamo, sul Se mare. potrebbe Se si è mai lavorare, parlato lì, si sarebbe costruito, diciamo, si esatto, potrebbero costruire degli appartamenti, però è una proprietà privata, dipenderà adesso se piacerà per il piano. però lì secondo me si potrebbe lavorare, si potrebbe fare tanto come albergo, insomma. Diciamo che la cosa principale che si è, parliamo di dati oggettivi, registrata quest'anno è stata la quasi assenza totale di eventi, che siano musicali o meno. Gli altri anni ne parlavamo prima dell'intervista, della registrazione, non so, Voci per il Sud, il Blues Festival, i percorsi enogastronomici. Quest'anno, tranne a fine agosto, la festa patronale, come la tradizione, sembra quasi che ci sia stata una riduzione a livello di programmazione. Che cosa ne pensi? Allora, io parlando più un mese fa con il presidente dell'Agenzia Turismo Mazzone mi ha dato una spiegazione, mi ha detto che lui aveva già un programma, aveva già stilato un programma per quanto riguarda l'estate, poi gli è stato bocciato perché nel capitolo Di spesa del delle spese non bilancio. c'era, nel bilancio non c'era nessuna spesa prevista e questo secondo me è sbagliato, che se parliamo di turismo, come parlavamo prima, bisogna cominciare a partire da lì. In un bilancio di una città di 60.000 abitanti, secondo me ci deve stare qualcosa per il turismo, per gli eventi estivi. Non devono essere solo eventi privati, perché ci sono dei privati, vai, che organizzano. Poi, come dicevi tu, qualche privato è anche saltato, perché il Appunto. Blues Festival, Era sì, la Voce del infatti. Sud e qualche altro, Percorsi quasi enogastronomici, questo nome, che poi aziende private. secondo me era privato, però era sbagliato anche farlo in quel periodo, perché poi ultimamente hanno fatto un flop, perché poi fare un evento gastronomico a base di pesce fatto in un momento che c'era il fermo biologico Fermo. a Manfredonia, insomma Era non un era buon una cosa controsenso, diciamo. controsenso proprio, perché se vuoi presentare dei prodotti ittici nostri, di specialità, fai nel periodo delle triglie, fai nel periodo dello spadone, Certo. fai nel periodo della seppia, che Certo. sono i prodotti leader forse ittici Sì. nostri, e questo invece non veniva fatto in questo modo, e poi dopo è C'era saltato. quasi una controtendenza. Da un lato si voleva valorizzare i prodotti locali, da un altro E invece poi secondo figurante me ci sono dei offerte. privati molte volte che vorrebbero fare qualcosa, vorrebbero organizzare, però ti dà la sensazione che all'amministrazione non faccia molto piacere. Io personalmente l'anno scorso ho organizzato un evento estivo dedicato ai bambini. Ricordiamo, sei titolare di un'attività, no? Sono Commerciale. un'attività, sono anche presidente di una scuola calcio dove a nome dell'Accademia Calcio ho Accademia Calcio, organizzato certo. questo, io insieme ad Antonio Tasso abbiamo organizzato questo evento che era dedicato ai bambini assolutamente Quello gratis, in Piazza in Duomo Piazza con i Duomo, fatto il bambini con 19 Club, che è luglio. andato benissimo, se ben Ma la ricordo. sensazione che ti dà quando fai questi eventi, che ripeto gratis, abbiamo noi, ci siamo cercati dei Certo. sponsor, che dà quasi fastidio al comune. Che tu invece di darti una mano, perché loro ti dovrebbero dare una mano, Sostenere, diciamo. sostenere anche a livello morale, non solo per i soldi, ma anche a livello Ma morale. perché? Perché non è loro l'organizzazione, perché non se ne Ma non lo occupano so, loro, è guardi, una la questione di cosa, invidia io questa. so che, ripeto, un nome di una persona di Sì, 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 Tasso, sì. che va ad organizzare adesso all'inizio di settembre a Vieste dei tornei Tennis di tavolo, tennis sì. tavoli dove porta lì 1.000 persone, li porta lì. Organizza a maggio, Campionato Italiano di tennis a Lucera, dove tutta l'amministrazione, a capo il sindaco, si sono messi tutti quanti a suo
diciamo, a sua disposizione. Disposizione per tutto, per trovare gli alberi, per trovare tutto. È un discorso personale, è una questione di invidia, di simpatia. No, non lo so, perché io penso che io. Non penso che ci sia solo io, ma ci sono tante persone, ma forse più capaci. Anche c'è solo Tasso, che magari. Esatto, ci sono tante persone capaci che possono. Al primo ostacolo lasciano tutto e non fanno più niente. Certo. Anche se poi ci tengo a dire che forse noi madoniani siamo un po' apaci, perché ci dovrebbe essere un'organizzazione per quanto riguarda gli eventi, non solo un privato, ma insieme. Cioè, riuscite voi, diciamo, del commercio, a riunirvi, a pianificare, a stabilire, cioè, mai riuscite a farlo, oppure ognuno va per la sua? Qualche anno fa ci siamo riuniti, però ecco questo, anche questa è una cosa nostra, io dico nostra, ma mi metto anche io in mezzo, che noi non abbiamo questa capacità di metterci sinergia e fare eventi, organizzare anche eventi. Tutti noi commercianti, fare degli eventi dove poi porta vantaggio a tutti, non solo per me, ma forse anche per gli altri, ancora di più, perché visto la mia. Si muove qui, si possono muovere in altre piazze dove io non ho. E neanche diciamo, l'agenzia del turismo ha spinto per cercare di farvi. C'è l'agenzia del turismo, qualche privato che è andato all'agenzia per avere qualche aiuto, purtroppo loro hanno un fucile senza munizione, non possono sparare, non hanno niente per poter aiutare qualcuno. Sì, gli piacerebbe che qualcuno organizza, però poi non hanno, perché ormai è quasi pubblico, i privati hanno quasi lasciato tutti. Si lamentava il presidente dell'agenzia con me che la maggior parte dei privati ormai non gli interessa più niente. Cioè, l'agenzia del turismo è allo sbando. Questa agenzia non è decollata, è inutile dire che abbiamo agenzia. Su questo, andiamo su un giudizio dell'agenzia del turismo, è anche un giudizio magari sull'operato, lasciamo io sulle persone sia con De Meo e sia con Mazzoni non li voglio giudicare, perché secondo me non hanno avuto in mano la situazione per poter essere giudicati, non hanno avuto dei soldi, dare qualcosa per poter poi gestire. E allora io parlo proprio a livello dell'organizzazione, come è stata composta questa agenzia, secondo me è sbagliata. Io dall'inizio, io ero uno di quelli che ho sostenuto prima della campagna elettorale, dove si diceva che c'era questa cosa, e io ero contentissimo di questa cosa, però quando l'ho vista composta, l'ho visto anche lo statuto, troppo complicato, secondo me ci vorrebbe più privato, ma i privati, quelli che vogliono fare qualcosa per la città, non solo per se stesso, perché qualcuno qui vuole fare qualcosa, ma solo per se stesso, non vuole fare qualcosa per la cittadinanza, per gli altri. Lei fa parte dell'agenzia del turismo, cioè ha delle quote? No, perché non ho creduto, non ho creduto. Per come è stata costituita. Ecco, per i dati dell'Osservatorio del Turismo, così chiudiamo, andiamo avanti sul bilancio dell'andamento turistico a Manfredonia, tra 2015 e 2014, dal 2014 c'era qualcosa in più in termini di arrivi e di presenze, nel 2015 siamo un po' scese. Quest'anno, lei che vive nel settore, crede che ci siano segnali positivi oppure di fatto continuiamo a calare? Allora, c'è stato sicuramente più gente che è venuta a Manfredonia, però un po' bisogna dare merito alla Chiesa fatta a Sipondo, che c'era tanta gente, Basilica tutti quei villaggi qui vicino, parla dall'Ippocampo, ma la mattinata, alla sera si riversavano in città e si è visto tanta gente. Luglio-agosto. Però se poi quelle persone le riteniamo dei turisti, allora ci sono molto più gente. Okay. Però secondo me i turisti sono quelli che rimangono a Manfredonia, rimangono a pranzo, rimangono a cena, ma rimangono anche a dormire. Ma se viene uno dall'Ippocampo, viene solo perché si deve prendere un gelato, va a vedere la chiesa, poi si fa una passeggiata per il corso. Non è considerato. Sì, è un benvenuto anche lui, perché sicuramente ci lascerà qualcosa, però non lo ritengo proprio un turista. Quindi diciamo, ci sono stati segnali positivi per l'utente, mordi e fuggi, meno secondo lei per quello che riguarda il turista a tutti gli effetti. Sì. Per il porto turistico invece se ne parlò molto, la gestione della GESPO, che non sappiamo, gestione forse non positiva dal punto di vista del bilancio, almeno rispetto all'anno scorso, e alla fine ha una valenza solo per l'attività delle pizzerie e dei ristoranti, o alla fine il porto turistico è servito? Il porto turistico è diventato un corso, sostituisce Corso Manfredi, perché molti commercianti di Corso Manfredi si lamentano del porto turistico, che molta gente che prima si faceva la passeggiata per il corso, per il lungomare, adesso si va a fare la passeggiata sul porto turistico, dove lì trovo la pizzeria, il ristorante. Però io penso che il porto turistico non era partito per questi eventi, era partito perché doveva fare altro, doveva portare tante barche, tante altre persone. E anche perché lì secondo me c'è una politica sbagliata da chi gestisce quel porto. Ci saranno sicuramente, perché se non c'è gente che viene, che se non gli dai dei servizi, io dovevo prendere io degli immobili per poter fare attività. E allora
4 anni fa, quando sono appena partiti, mi vietavano di fare, non potevo fare questo, non potevo fare la musica la sera, non potevo fare. Quando io spiegavo, guardi, che se la persona che viene che imbarca, che sta in barca, se c'è un po' di musica a terra sul pontile, per lui è un bene, perché viene qui, si va a divertire, si va a sedere, poi si beve una bottiglia, si mangia qualcosa. No, dice, guarda, se fate musica però non si può fare, non puoi fare da mangiare, perché io volevo fare un bar, gelateria, certo, pasticceria, certo. Però dicevo, io poi a pranzo volevo fare qualcosa di pronto, qualcosa di visto, certo. Veloce, no, non puoi fare ristorante perché sennò fai la concorrenza agli altri. Questo della società che gestisce. Sì, la gestione che gestisce. Adesso poi sono nati tanti ristoranti, tanti bar, ed è solo quel, negozi ormai hanno chiuso un po' tutti. Per le barche c'è stato questo contrasto con la Lega Navale, se non sbaglio, no? Ci sono dei contratti fra loro, però secondo me non riescono loro a far venire delle bacche, cioè bisogna far venire delle bacche che vengono da fuori, appunto, non i nostri locali o i foggiani, e gente che viene anche da su, da altre parti, che viene qui e viene a stare qui, quello è la cosa importante. Un prossimo workshop a Manfredonia per qualche giorno dice che il rilancio del turismo può passare per il parco archeologico di Siponto. Noi abbiamo avuto negli ultimi 2 anni, poi sono stati intercettati anche un bel po' di fondi fra Museo Diocesano, Ipogei Capparelli, il Castello, la Basilica, l'ha citato già l'architetto, sì, Tressoldi, Santa Maria Maggiore, Rotta, sì, Scalore e altro. Può essere questa una strada? Secondo, diciamo, me per sì, una strada per godibile, che non bisogna lasciare a caso, bisogna anzi cercare di pubblicizzare tutte queste queste, certo, cose che abbiamo, che sono, questi, certo, siti che ci sono. Anzi, adesso iniziano le scuole, per esempio, pubblicizzare anche nei confronti delle scuole, che gente fa venire dei studenti, appunto, in gita, e può venire dei ragazzi e farli visitare. Noi ci devono stare già delle, sì, dove c'è un ufficio dove da gente, certo, arrivano delle richieste, dove poi si portano questi ragazzi a visitare i progetti, sì, l'organizzazione, sì, sì, dove si fa pagare, perché no, bisogna per far pagare, bisogna, certo, far pagare. Ma no, perché poi quei soldi bisogna investirli in altre cose, in altri lavori. Lavori deve essere, perché poi nel tempo bisogna fare dei lavori di tipo la Basilica, hanno detto, hanno reclamizzato che dalla Pasquetta ha fatto più visite di Trani, per esempio. Esatto, no? Magari un piccolo biglietto d'ingresso. Sì, secondo me anche per 2 euro, 3 euro si poteva, appunto, fare lì. Appunto. Mi pare che a Pasqua hanno fatto più di 7.000 persone. Allora 7.000 persone a 2-3 euro erano dei soldi che poi li puoi investire, esatto, per poter fare. Lì, per esempio, manca l'illuminazione, un chiosco di souvenir. Ma madonna, non c'è un chiosco, non c'è un negozio di souvenir. Ecco, parlavo con Mazzoli. Come, certo, si fa a parlare di turismo se non c'è un negozietto, ma anche di 10 metri quadrati, che vende delle magliette qualcosa, dei posacene, delle calamite, qualcosa del locale nostro, ma Manfredonia, certo, che poi la puoi abbinare con San Giovanni, certo, puoi, certo, abbinare, certo, con San Michele. E non c'è un negozio. E cosa ha risposto Mazzoni su questo? È una cosa che lui, una delle cose che chiederà, fare, che chiederà a qualcuno di poter aprire almeno questo qui, perché mi diceva in quella riunione, in quel incontro che c'è stato, sì, che a settembre lui vuole incontrarsi con altri imprenditori di Manfredonia, non so chi sono, certo, però imprenditori di Manfredonia, per poter proprio fare un piano, sì, già per l'anno prossimo, vedere un po' insieme se si può fare qualcosa, perché se il comune non riesce nel bilancio, che io poi dico, si buttano tanti soldi, però poi per l'evento, che poi fare l'evento all'estate e spendere dei soldi, c'è un ritorno, appunto, non è che quei soldi vanno spesi così. Se tu spendi 50.000 euro per il, però se quella sera riesci a portare a Manfredonia, non so, 2.000-3.000 persone che poi rimangono qui, vanno a cena, vanno a prendersi il gelato, sono i soldi che loro portano qui, e vanno nel calderone, che tu poi alla fine li hai presi poi, nuovi soldi. Le attività continuano a essere inaugurate. Di recente abbiamo avuto una buona attività, sempre, diciamo, in via dell'Arcangelo, ho visto altre attività che stanno nascendo, B&B, quindi qualcosa si muove, no, B&B, per esempio, c'è un aumento di richiesta di B&B, proprio ieri ho saputo che ci sono. Ci crede, si investirebbe in B&B? Io sì, investirei, però non è il turismo che vedo io vedo il grande albergo, un albergo a 4 stelle, un bello a 5 stelle, dove c'è un centro benessere, dove la gente può andare, c'è la piscina, c'è tutto questo, deve essere, dove puoi mettere, allora se io faccio un evento e porto a Manfredonia 1.000 persone,
li posso mettere nel B&B, che faccio? 10 persone là, 5 persone là, 10 persone là. Giusto, giusto. No, puoi fare, poi sì, se viene una coppietta, una che vuole stare a Manfredonia, o una famiglia di 4-5 persone, può stare qualche giorno nel B&B. E stanno là funzionando, stanno lavorando. Certo, B&B di Manfredonia. Il mare deve essere un'attrattiva, no? Il mare, perché quest'anno ci sono state, diciamo, delle problematiche per la balneazione, poi sono state superate ad agosto, i dati sono stati azzerati, però quest'anno abbiamo avuto anche una stagione lì, non so un po' particolare per la balneazione. La luglio, ci sono 3 punti fuori norma, sono dati dell'acqua, poi ad agosto sono rientrati, non certo, lo so, il mare, che il mare deve essere importante per il turista. Il miracolo che c'è stato in quei giorni, che il mare si è, non lo so quale miracolo. Però è stata, oltre che diciamo che il divieto di balneazione e poi sono tutti rientrati, è stata anche l'estate del solarium. A Manfredonia abbiamo avuto un solarium che è stato inaugurato, un'altra concessione adesso è stata sospesa, potrebbe però essere data a un privato, sempre l'acqua di Cristo. Ma è stata anche l'estate dei lidi, delle sere, delle serate nei lidi, poi queste strutture che sono state rimosse rapidamente a fine stagione. Cosa ne pensa del solarium? Solarium del diciamo, fruizione nei lidi la sera. Solarium è una bella idea, è un'idea bellissima. Adesso c'è un precedente dove un solarium hanno aperto. Non so. Le piace quindi? Quel sì, posto. Piace, il posto è bello, viene anche se l'acqua di Cristo, diciamo, anche se però abbiamo deturpato la nostra costa, dico la costa forse dei poveri, virgolette, nel senso che poi c'è gente che va lì, che si può anche permettere di andare un lido, però gli piace proprio dello scoglio, però c'è anche tanta gente che non si può permettere di andare alla spiaggia, perché pensa che il scoglio è nato così, certo, che tanta gente che non ha la possibilità va lì con i bambini, con la famiglia, se vanno lì, adesso gli stiamo un po' togliendo un po' di spazi, perché poi abbiamo già tolti altri spazi dove c'è il porto turistico, dove anche lì le case marinai, c'era tanta gente che andava lì. A fare i bagni, a passare l'estate, adesso lo stiamo togliendo anche quello. Però a livello turistico, perché se vogliamo parlare di turismo, se noi amiamo il turismo, ci sta questo, che nascono altre strutture sul mare, e bisogna deturpare. Ma quasi che poi siamo serviti principalmente la sera per fare feste, giustamente, no? Il privato cerca di fare più introiti, ma poi alla fine sembra che principalmente per quello sia servito. Più per quello, perché solare, perché uno che gli piace stare sullo scoglio, no? È diverso da stare sulla tavola, su una pedana, è diverso. Questi locali invece che sono a Siponto fanno i loro lavori, cioè, hanno fatto un po' di movimento, serale e notturno, anche se molte volte è esagerata la musica. Io qualche mattina che sono andato a lavorare alle 4, da Piazza Marconi si sentiva la musica a Siponto. Secondo me, io non sono contro la musica, sono la musica a quell'orario di una certa... Ci sono degli ordini, delle ordinanze. Esatto, fino a un certo si può anche stare a musica alta, però poi bisogna avere anche rispetto di gente che sta è un discorso di necessità, perché c'è anche gente che ha la necessità di dormire, perché la mattina dopo deve andare in campagna a lavorare. Abbiamo detto presidente della festa patronale, quindi è del settore commercio, quindi il turismo ha grande esperienza, però anche presidente del Manfredonia Calcio. È partita questa nuova stagione, diciamo il primo anno dell'annunciata era di Sdanga Menale. Noi ricordiamo, ma lo sapranno tutti, che presentò un'offerta per l'acquisto della società e fu bocciata. Adesso non è partita benissimo questa stagione, ha fatto 3 partite, 3 sconfitte, no? Due partite, 2 sconfitte. Più la quella di Coppa Italia. Coppa Italia, va bene, diciamo che interessava poco. Due partite, 2 sconfitte, più la Coppa Italia, eliminazione della Coppa Italia, se vogliamo parlare così. Sì, sì. Cosa ne pensa? Diciamo, che analisi si è fatto di questa squadra? Parto da Natale, per la prima. Parto da Natale, che è quella vergognosa scena dei panettoni, dove a me... personalmente non è piaciuto a livello di dignità per noi manfredoniani, dove questa gente, insomma, e chi ha dato anche l'ok a fare quella spartizione di panettoni, cioè se non c'è l'ok della società, qualcuno ha dato l'ok, io non so se la società o qualche altro, non pensa che Menale portava i panettoni, il presidente, quando il suo presidente arrivavano con i panettoni, no, avrebbe bloccato. Ma se lo dai un panettone a uno perché è un tifoso, finisce la partita a Natale per auguri, dice oggi ti ho regalato un panettone, è una cosa. Okay. Però se gli dai un panettone perché viene offerta a un'azienda che poi ha dei suoi movimenti a Manfredonia, dove interessi a Manfredonia, allora viene, per me è stato offensivo quel gesto. Poi qualcuno, quelli che l'hanno preso, hanno preso che forse aveva anche bisogno, però per me oppure non ha capito il gesto. Non ha capito il gesto. Però io, a livello di dignità, secondo me è stato offensivo nei confronti nostri. Il resto l'era che si poteva anche investire col Foggia Calcio, non lo so, se è proprio ci teneva. Però è un interesse a Manfredonia e forse vogliono fare questo. Per quanto riguarda il campionato, invece, voglio dire che
La squadra non è stata fatta male quest'anno, anche se hai due partite e due sconfitte. Però vedendo il girone, vedendo le altre squadre, è una squadra che potrebbe lottare per la prima posizione. Ah, ecco. Può lottare per la prima posizione. Due partite ha perso perché la prima forse ha sbagliato. La seconda a San Severo ha giocato benissimo, però è stato sfortunato. Ci sta. Diciamo che ci può stare una sconfitta. Sono sicuro che si riprenderà. Questa è una squadra, secondo me, che può lottare per la prima posizione. Ha fatto bene grazie all'abilità della dirigenza, grazie a queste, ai soldi che se sono arrivati dell'Energas. No, no, sicuramente se non arrivavano i soldi dell'Energas, questa squadra sarebbe rotta, si sarebbe sfasciata, sarebbe andata tutti via. Perché con i soldi dell'Energas si è pagato anche un po' di debiti vecchi ai giocatori che rimanevano. Poi è stato qualche altro inserimento. Però la cosa, diciamo, importante è che proprio il girone dove siamo andati a capitare, che non è un girone forte, ci sono poche squadre, e noi con questa squadra qui, forse un ritocco, due ritocchi, si può puntare. Però magari nella prima posizione non si aspettava il colpo forte, il colpo della Lega Pro, il colpo, non dico della Serie B, non si aspettava qualcosa di maggiore a livello di acquisti, a livello di... Questo non lo so, io se l'allenatore è contento così significa che lui gli va bene già così, oppure perché conosce già la squadra. Sicuramente se porti un nome famoso qui, un nome che uno che ha giocato in Serie C o in Serie B, lo porti qui, ti dà un altro aspetto. Lei però, ha fatto il presidente, quanto costa, diciamo, fare una squadra in Serie D? Che costi? Cioè? Dipende le ambizioni che hai. Se ti vuoi salvare, può costare sulle 250-300 mila euro. Se vuoi fare una squadra, cioè, ci sono società che per salire hanno speso anche 1 milione di euro. Ah, ecco. Eh sì, perché non hanno abbattuto la spesa, hanno preso giocatori ingaggio che costano 80, 100. Se hai una squadra fatta bene, anche la persona intelligente dove sanno scegliere, con anche 400-450 mila euro si può fare anche una Secondo squadra lei, a salire. Questo Manfredone quanto è costato quello di quest'anno? Quanto costerà? Quanto, è costato? Quanto costerà? Che fino alla fine bisogna vedere se questi qua rimangono oppure a dicembre che c'è il mercato di riparazione, diciamo, ci può stare dei scambi che tolgono, si mettono qualche altro giocatore. Quanto potrebbe costare? Io penso che costerà sulle 250-300 mila euro. Quindi da salvezza. Penso. Da salvezza. Sì, no, ma se hai dei giocatori, anche che stanno qui da qualche anno, non ti costano molto di più, perché se vai a prendere un giocatore che l'anno scorso ha fatto 30 gol, quello ti spara una cifra 60-70 mila euro, che sono già molti per noi. Però se hai già uno in casa dove possa prendere 20-25, il caroniere che sta qui, l'attaccante, si può anche andare avanti. Io penso che su quella somma lì si 250-300. Io penso sì. Cioè, i giocatori bisogna pagarli. Abbiamo visto anche degli atti della federazione, no? Che qualche giocatore Manfredonia negli anni scorsi non è stato pagato, poi sono delle vertenze. Sì, sono anche dei punti di penalizzazione presi l'anno scorso alla fine perché per qualche giocatore qualche hanno fatto caso. Una vertenza. Sì, sì, quest'anno io penso che con i soldi dell'Energas non dovrebbero esserci problemi. Non ci dovrebbero stare questi problemi. Noi ricordiamo. Però, prego. No, dicevo che volevo solo finire il mio discorso. Sì. Io è vero che ho fatto l'offerta maggio-giugno, feci l'offerta, dove c'era una goldata con me delle persone di fiducia, persone che mi davano questa fiducia di avanzare questa. Un'offerta vera, qualcuno ha ipotizzato che magari l'offerta non era vera, era solo diciamo. E se diceva sì, come facevo? Delle... Se lui accettava, come si faceva? Dovevo anche risolvere il problema. Cioè, avevo delle persone dove mi avevano contattato, dove erano sicuri che potevo andare avanti nella mia strada. Poi ci mettevo anche del mio con altre persone. Non era realizzato che magari per favorire l'Energas è nata questa offerta in verità non vera, che poi in verità no, siamo stati 2 mesi dietro a questa cosa a trattare. È lui che secondo me l'offerta dell'Energas è stata superiore alla mia, anche perché io avevo detto a lui la proposta che avevo fatto: ti do questa somma, però poi mi devi liberare il posto dove entrano altre persone. Invece lui adesso, Sdang, che fa lui il presidente, sta lui la società, comanda lui, più ha dei soldi, gli hanno promesso che per 3 anni gli daranno dei soldi, e lui giustamente dice che ha accettato perché gli danno anche qualcosa di quello che era la nostra proposta. È stato costituito un nuovo soggetto giuridico, che Manfredonia Calcio SRL, e solo questo è stato fatto in base alle dichiarazioni di Sdang per consentire l'ingresso dell'Energas nella società. All'ultima misura camerale, se non sbaglio, il mese scorso non c'era ancora, ma secondo lei entreranno nell'SRL? Io penso di no, io penso che l'Energas si interessa solo sponsorizzare, darà una somma già promessa, dirà ti do una certa somma, non vuole sapere è stato solo un suo modo di dire per poter farsi un po' di pubblicità per le altre persone
si facevano avanti, altre persone si potevano fare avanti. Ad oggi il 98%, io so che solo lui, 98%, io so che lui ha il 98% e poi altri due amici, no? Amici che l'hanno, in momento, secondo lei non entrerà Elena Castanella? Io dico di no, uno sponsor, uno che vuole fare lo sponsor non vuole, perché non vuole prendersi poi gli impegni, mm-hmm. gli impegni poi un domani per loro di fatti o perché deve pagare a loro, certo. Dico, questo è, i soldi questo sono, mm-hmm. vedi tu come li gestisci, anche se poi vogliono dei risultati però, perché poi bisogna anche portare dei risultati, non è che tu con i soldi che ti do e poi dopo la squadra non va, non devi anche andare, perché bisogna spenderli bene quei soldi. Crede che ci siano dirigenti capaci nel Manfredonia per spendere bene questi soldi? Hanno una bella esperienza. Noi pensiamo alla favola del Sassuolo, leggevo l'altro giorno, il Sassuolo quando è andato in Serie B, l'ultima partita l'ha fatta con Manfredonia, se mi ricordo bene, poi l'ha battuto, il Manfredonia è sceso, il Sassuolo oggi giocano in Coppa UEFA, l'attuale, giusto, quindi magari è vero, sono altri soldi, sono altre cose, però giocavano nella stessa lega, no? Allora sicuramente se io avrei fatto il presidente avrei cambiato anche la dirigenza, avevo i miei piani, i miei piani, le mie persone di fiducia che potevo fare, però i risultati li sto vedendo, vedo che loro riescono anche a lanciare dei ragazzi, dei giovani, mm-hmm. anche se poi non sono andati a buon fine, mm-hmm. dei ragazzi come quel Granatieri che andò alla Juve 2 anni fa, adesso è sceso, si trova in Serie D, mm-hmm. a giocare, però sono riusciti almeno a creare qualcosa un po' di movimento a livello giovanile. E per il settore giovanile, lei è presidente dell'Accademia Calcio, non si è sviluppato un legame con Manfredonia oppure crede che si possa sviluppare? Noi come Accademia Calcio abbiamo un'affiliazione con la Lazio, mm-hmm. allora l'affiliazione vuol dire che noi per il momento siamo obbligati a fargli vedere i ragazzi, se c'è qualche ragazzo promettente deve essere prima la Lazio a vederlo, mm-hmm. se il ragazzo poi non interessa può venire Manfredonia, può venire il Foggia, ci ha chiesto anche il Foggia, mm-hmm. di essere, di far parte, cioè di volere i nostri ragazzi in caso che gli piacciono, però noi dobbiamo dare la precedenza alla Lazio, se la Lazio non interessa, se viene Manfredonia, ma non c'è proprio… Per adesso non c'è, diciamo, un legame, una collaborazione, non c'è. Però sta ottenendo risultati della sua Accademia del Calcio? E ancora per i mesi di risultati della mia scuola calcio si possono vedere fra 2 o 3 anni, mm-hmm. perché siamo partiti da 2 anni, mm-hmm. diciamo… normale 4-5 anni ci comincia a avere, anche quest'anno ho avuto una richiesta dal Foggia di un ragazzo che ho io del 2002, poi il ragazzo non vuole andare a allenarsi a Foggia perché Foggia è combinato male, peggio di noi, perché noi abbiamo il campo Miramare dove ci andiamo a allenare, però il Foggia con i settori giovanili si va a allenare fino ad Rocchetta Sant'Antonio, mm-hmm. cioè un ragazzo di Manfredonia di 14 anni dovrebbe partire alle 2:30, alle 2 del pomeriggio per andarsi a allenare a Rocchetta Sant'Antonio, ai settori giovanili, non sono messi bene a livello giovanile il Foggia. Abbiamo parlato di turismo, con turismo terminiamo, perché comunque la probabile installazione, dico io probabile, il deposito GPL potrebbe dare magari, non essere positiva per l'andamento turistico della città, lei c'ha un'idea, sappiamo che si è posto contrario, no? C'ha un'idea sul deposito io GPL? Io non sono contrario, infatti quella… mi volevo mettere in contatto con Benale prima, non ho accettato l'incontro, ma non perché per la persona che poi non lo conosco, però non mi interessava l'incontro, perché ho detto, ma io non posso fare, io sono contro, a me non piace. Sdanga non è stato della stessa opinione, no? Ognuno di noi ha una sua idea, secondo lui è una cosa che poi, io sono contrario per un motivo specifico pure, se l'Energas darebbe lavoro a 500 persone, a 1000 persone, sarei anche disposto a rischiare, mm-hmm. perché dà del lavoro, dà un po' di benessere alla città. Un po' come appunto con l'Enichem, no? Con l'Enichem, c'è stato quello che c'è stato, però poi ha dato, in quegli anni abbiamo visto che Manfredonia si è mosso un po' di… Mm-hmm. Ma questi qui so che alla fine daranno un lavoro a 20-25 persone, 20-25 persone a Manfredonia, anche un ristorante, un albergo… Ci sono degli alberghi che hanno 60-70 persone a lavorare. Con cuochi assunti. Con cuochi, con centro benessere, con camerieri, mm-hmm. con la reception. Mm-hmm. Ci sono anche 60-70 in un albergo solo. Mm-hmm. Allora, un'azienda del genere che ci potrebbe portare anche danni a livello di immagine, ambientali, i rischi che ci sono. Quindi sono assolutamente contrario. Però sono convinto che lo faranno. Sono già, io secondo me, se non sarà quest'anno, l'anno prossimo, 2 anni, ma sono convinto. Crede comunque che l'amministrazione comunale, con questa terminiamo, davvero sia contraria, il sindaco, la giunta, sia davvero contraria? Secondo me, forse 2 o 3 anni fa, loro non hanno pensato ai rischi che ci stavano, non pensavano che la città si mettesse contro a questa decisione. Adesso che si sono resi conto, che hanno la città contro,
e anche loro forse hanno capito i rischi che ci sono, allora sono anche loro, adesso è vero che sono Però non contrari. parte con questa Però secondo me amministrazione. qualche anno fa loro non Non avevano, diciamo, percepito avevano percepito la popolazione cosa, e contraria. forse avevano accettato, erano tranquilli, dice va bene, anche se vengono, basta che danno un po' di lavoro, Però fanno lavorare qualche azienda adesso ricordiamo almeno tutto, lì. partì nel 98, sindaco era Prencio, se non sbaglio, loro presentarono diciamo, la richiesta con l'ISOSAR, poi è diventata Enagas, quindi comunque Esatto. l'amministrazione attuale non è l'amministrazione che ha accettato, diciamo, di No, non è fondo accettato, anche ha detto questo. ereditato, diciamo, questa decisione. Però secondo me adesso penso che sia vero che sono la maggior parte dei Contro, consiglieri però dell'amministrazione ritiene che si sono. farà. Io dico di sì, io, perché se c'è un accordo, se c'è, perché mi viene il dubbio, perché questi vengono a spendere tutti questi soldi, non solo per il calcio, ma se va anche chi è di un altro sport e va a chiedere qualcosa, loro sono disponibili Che a. continueranno a dare, magari si parla anche di Siponto, si parla del parco archeologico, potrebbero continuare a Io penso che se l'amministrazione è contraria non dovrebbe accettare soldi anche per fare dei lavori per il benessere, per il nostro di Manfredonia, però se è contrario non può accettare, se no poi hai firmato già la tua condanna, diciamo. Dovrebbe semmai trovare altre strade per poter Finanziare finanziare, questo. come fanno in tante altre città, che molte volte anche una banca, due banche riescono a finanziare anche dei lavori fatti, di restauro. Questa è la cosa che manca a Manfredonia, anche questo tipo di atteggiamento delle banche, delle aziende, quelle che ci sono, di fare qualcosa, non lo so. Io che ogni tanto giro, vedo delle cose in altre città, anche cittadine piccole, di 5-6 mila abitanti, dove ho visto pochi giorni fa, andiamo a vedere su Booking, delle cittadine che hanno 7-8 mila abitanti e ci sono 120-130 alberghi. 120-130 alberghi gestiscono. Quanta gente che lavora in questi Molto alto. alberghi? Non Non abbiamo. basta la gente di quella città, perché ci saranno Certo, altri. E figuriamoci. qui invece non abbiamo queste capacità, non so. Io dico che siamo noi, anche noi manfredoniani, e sono da anni che lo dico io a tante persone che, quando parlo di queste cose, e dico che la colpa non possiamo darle sempre solo Appunto. all'amministrazione. Noi ci dobbiamo guardare, vedere e capire perché certe cose non vanno, perché è facile dire sempre No, no, certo, l'amministrazione, infatti. sempre quelle là, il comune. No, ci sono anche delle iniziative private prese insieme. Si organizza, Ci vuole, Margherita organizza una notte rosa dove vanno 50.000 persone, sono i commercianti che lo organizzano. Sì, il comune gli dà consenso, gli dà una mano, gli dà però la dell'aiuto, sinergia tra i però è commercianti. dei commercianti che tutti insieme fanno tutto questo. Mattinata, paesino piccolo, organizzano Appunto. delle serate, ma di Bellissimo, gastronomia, infatti, si mettono infatti. tutti, anche ristoranti che lavorano a fianco a fianco, cioè uno qui e uno qui, poi si mettono insieme e fanno Perché queste sanno che serate attirano, che quindi va bene a attirano, tutti, sempre no? questo qui, questa è la. D'accordo. Allora ringraziamo davvero Lino Troiano, imprenditore di Manfredonia, già presidente della festa patronale del Manfredonia Calcio, per questa bella Grazie a voi discussione. dell'invito e Grazie, grazie. grazie, buonasera. Speranza. Come si chiama?